visto che in questi giorni, anzi soprattutto ieri, c'è stata come una polemica perché Beniamino Boscolo ha fatto un intervento dicendo che secondo lui l'amministrazione non fa abbastanza per distinguere la qualità sottomarina dalla chioggia, dicendo che sottomarina porta avanti l'80% del turismo col marchio sottomarina. Secondo te è vero? Cioè sottomarina dove essere più identificata in maniera distinta da chioggia, o va bene chioggia e sottomarina insieme? Secondo me siamo alle solite, cioè perché dobbiamo rompere tra chioggia e sottomarina come nei vecchi tempi? Lo spiaggia è di sottomarina, ma sottomarina è una parte di chioggia, quindi secondo me la pubblicità o altro va fatto sempre chioggia come centro diciamo comunale o altro, e ha ancora più valore perché è una cittadina conosciuta anche in tutta Italia e anche all'estero per la sua diciamo somiglianza fortemente presente di Venezia. Quindi secondo me dovrebbe essere non pubblicizzata a parte sottomarina, ma ritenendola una spiaggia di chioggia, cioè, quindi insieme chioggia e sottomarina. Sì. Grazie, ti saluto. Buongiorno a tutti, popolo di Chioggia, come tutti i giovedì siamo qui ad aspettarvi, oggi il tempo è dalla nostra parte, super giornatina ventilata, fresca, un ringraziamento a tutte le nostre clienti e soprattutto dobbiamo fare un'osservazione, tutte le donne di Chioggia sono le più belle del Veneto, beati voi ragazzi, buona giornata, a presto! Tutti, adesso facciamo il complimento alla bella clientela di Chioggia, che sono tutte quante belle donne e noi le aspettiamo sempre che devono venire a comprare, ok? Bene. No! Ciao Michele, ciao Andrea, buongiorno a tutti. Oggi Chioggia, bella giornata, giusta, temperatura giusta, è un nuvolo, la gente sta anche bene per una passeggiata dopo giorni di un caldo torrido, la gente ha voglia anche di muoversi, fare una bella passeggiata in centro storico e nelle nostre Riva Vena, dappertutto, perché è molto ambita, nelle passeggiate, nelle calli, nelle rive e via. Chioggia è un paese, una cittadina molto attraente da tutti, si sta bene, si mangia bene, c'è cordialità, e poi il giovedì siamo noi del mercato che porta folklore, porta un po' tutto. E cosa vuoi che ti dica? Speriamo tutto bene, che piove sempre di notte, Andrea, mi raccomando, così accontentiamo tutti. Ok? Vi ringrazio di tutto, ciao, buona giornata e ciao a tutti, grazie, ciao. Buongiorno, vi salutiamo tutti, noi seguiamo sempre le vostre registrazioni. È vero, perché valorizzate il mercato, è una cosa che ci fa piacere. Questo banco, il banco specializzato nel cotone, e ci teniamo a dire che i nostri prodotti sono tutti fatti in Italia, quindi siete sempre benvenuti chi cerca la qualità. Lui si chiama Marcel, come potete vedere è alto, bello e snell, quindi lui vi aspetta. Comprate sano, comprate italiano. Comprate da me, che mi chiamo Giuliano. Hai già cambiato nome? Sì. Ciao! Ciao, volevo salutare tutti, turisti e non, benvenuti a Chioggia e divertitevi con il nostro mercato del giovedì. Ciao a tutti! Ciao a tutti i miei amici di Chioggia, buongiorno! Vi volevo presentare il mio fiore all'occhiello questa mattina, Parmigiano Reggiano del 2017, aprile 2017. Un formaggio che è buonissimo, dolcissimo e che vendiamo a un prezzaccio. È un formaggio di vacche brune questo,
che vendiamo a 22,50 euro il chilo. Pensate amici, piace perfino agli operatori di Chioggia Azzurra questo. Ciao e grazie! È una foto applicata al tessuto. Stai lavando, Teresa? C'è puro cotone? C'è puro cotone? Buongiorno, come sempre siamo qui a Chioggia con Tentazioni by Laura, ma ci trovate tutta la settimana anche nei nostri mercati. Visitate la nostra pagina Facebook e troverete tutte le nostre novità. Ormai siamo già con i nuovi arrivi. E venite a trovarci perché abbiamo sempre cose nuove. Grazie.